Dopo 13 anni torna a concludersi con una tappa in linea da volata, la Tirreno Adriatico. Come sempre lo stadio finale è San Benedetto del Tronto, stazione che prevede 159 km anche partenza dalla città. In linea di saliscendi i primi 70, quindi circuito biliardo di 14,6 km da fare 5 volte. Ad imporsi nell'ultima volata che qui chiuse la corsa dei due mari fu Cavendish nel 2009, attenzione perché 4 giorni più avanti si impose pure alla Milano-Sanremo. Si riparte con una classifica generale che è ormai ben delineata, per non dire marchiata a fuoco, da Tadej Pogačar che comanda con quasi 2 minuti su Vingegaard dopo l'impresa di ieri a Carpegna. È una fuga di 3 corridori a caratterizzare a lungo questa giornata conclusiva. Se ne vanno molto presto Manuele Boaro della Astana, Alessandro Tonelli della Bardiani e con loro lo spagnolo Arcas del team Movistar. Una fuga che il gruppo lascia a lungo andare, controllandola però ci sono tante squadre con i velocisti al loro interno che sono interessate a questa tappa. Quest'oggi c'era anche l'ultimo Gran Premio della Montagna, quello di Ripa Tranzone, il primo allo scollinamento Manuele Boaro, ma il ventenne statunitense Quinn Simmons aveva già ipotecato questa maglia che è ufficialmente già sua. La fuga procede, si entra nel circuito finale, ma negli ultimi 20 km il gruppo ha ormai, come era prevedibile, messo nel mirino i battistrada. Il primo a cedere tra di loro è Tonelli della Bardiani, insistono invece per qualche chilometro ulteriore Arcas e Manuele Boaro, ma verranno inesorabilmente più avanti raggiunti anche loro. Ai 15 dal traguardo, in pratica quello che nel giro successivo sarà l'ultimo chilometro, c'è anche una caduta nelle retrovie del gruppo che coinvolge senza particolari conseguenze 2 o 3 corridori. Il suono della campana dell'ultimo giro, con ancora una ventina di secondi di margine per i due coraggiosi di giornata, Boaro ed Arcas, vengono poi, come era logico, anche loro riagguantati e cominciano dunque da molto lontano le manovre di avvicinamento alla volata. Lavora per il treno della Trek Segafredo anche il generoso Quinn Simmons, che si appresta a festeggiare la conquista della maglia verde degli scalatori. Ultimi 3 km, andatura che sale sempre più, la fila che si allunga e il treno della Bike Exchange che sembra riuscire ad emergere. Vogliono portare verso la volata naturalmente Caden Groves. Eccola la volata sul rettilineo di San Benedetto del Tronto, la lancia con troppo anticipo Alexander Kristoff e poi spunta proprio negli ultimi metri e la sua è una rimonta rabbiosa e vincente, Phil Bauhaus della Bahrain Victorious. Rivedendola dall'alto si apprezza ancora di più questa volata, questo rush di Bauhaus che parte da sinistra, qui ancora sull'estrema sinistra, schizza verso destra e va come un missile negli ultimissimi metri, riesce a bruciare di un nulla il nostro Giacomo Nizzolo che chiude al secondo posto e sarà invece terzo quest'oggi Caden Groves, poi Cimolai, Dainese, Kristoff che era partito troppo presto. Una gran bella vittoria quella di Bauhaus, la prima in stagione, 18esima in carriera, prima in carriera alla Tirreno Adriatico. In Italia aveva già vinto la Coppa Bernocchi e dunque Tadej Pogačar ha stravinto questa edizione della Corsa dei Due Mari, chiude con 1,52 su Jonas Vingegaard, il danese della Jumbo-Visma, 2,33 su Mikel Landa, lo spagnolo della Bahrain Victorious. Pogačar che vince anche la classifica a punti e pure quella riservata ai giovani. Pogačar che ha già raggiunto la quota 7 vittorie in stagione, ha già messo a referto 2 corse a tappe, prima della Tirreno Adriatico dove peraltro si è riconfermato campione, si era aggiudicato anche lo UAE Tour e poi l'impresa alla Strade Bianche. Logico a questo punto indicare in Pogačar anche uno dei grandi favoriti per la Milano-Sanremo.